essere un po' tunisino e un po' italiano. Credo che sia una sensazione che tanti ragazzi delle nuove generazioni, di seconda generazione, stiano vivendo. E credo anche che sia una sensazione unica e rara, che fa parte proprio di questi anni. Non so se ci sarà nei prossimi anni. La sensazione di trovarsi in mezzo a due culture ti porta in uno stato confusionale a volte. A me succede che, ad esempio, ho dei pezzi che vanno in classifica in Tunisia e dicono no, lui non è tunisino, lui è italiano. Ma io ho entrambi i miei genitori di lì. Mia mamma a 18 anni è scappata da Tunisia ed è venuta in Italia e sono nato qui a Milano. C'è qualcosa che, soprattutto crescendo, sento sempre di più il bisogno di tornare. Appunto perché fa proprio parte del mio DNA, c'è qualcosa che mi attira. Ogni tanto ho bisogno di andare, di rinfrescarmi le idee nella terra dei miei genitori e poi tornare qua con delle nuove idee, con dei nuovi input, che nel tempo ho scoperto che sono il mio vero punto di forza. Io sono italiano con origini tunisine. È assurdo doverlo spiegare ancora dopo 6 anni che ormai sono conosciuto, però lo sto spiegando anche in tutto il mio nuovo progetto. C'è questo comeback, c'è un allineamento di pianeti che mi sta riportando a riscoprire di nuovo le mie origini, a riportarle sia artisticamente che nella vita. E capisco cosa vuol dire essere qui, essere visti come stranieri e andare al proprio paese ed essere visti come stranieri ancora. Quindi dove devo stare? In mezzo al mar Mediterraneo? Ho scoperto che solo io posso scolpire me stesso. La gente ti subisce, il pubblico ti subisce e c'è una parte che ti subisce che è contenta e gode di te e un'altra parte di pubblico che fa tutto il contrario che scolpirti, cioè ti tira giù nel tempo. Solo io posso lavorare alla mia persona e alla mia arte. Andare a scavare nel mio passato, inteso come origini, sento che andrà a tirare fuori sempre di più la mia unicità. Il linguaggio non è solo le parole, per me il linguaggio è anche un suono che trasmette, un suono che ti catapulta in una sensazione, cioè è quello il linguaggio per me. Un codice, non parole. Codice attraverso suono e parole. Ti ritrovi nel mondo in cui chi ha creato quella canzone voleva portarti. Quella cosa che non mette d'accordo vecchia e nuova generazione non è una questione di età. È una questione di cultura, è una questione di interessi. E il primo passo per una comprensione credo che sia appunto un'apertura mentale e un po' abbandonare il pregiudizio, perché laddove c'è pregiudizio non c'è confronto e laddove non c'è confronto non c'è l'ABC della cultura. Cioè, nel senso, io quando parlo di cultura non vuol dire per forza anni di scuola, di studi. Cultura può essere veramente stare seduto al gate, all'imbarco
e chiedere come stai alla persona di fianco e scambiarsi due chiacchiere e imparare qualcosa di nuovo. Nel momento in cui ci autoghettizziamo, tra virgolette, e non c'è un confronto, non ci sono le basi per potersi comprendere. Il mondo in cui viviamo non è un mondo così bello. Per questo faccio musica. È da quando sono piccolo che mi sono accorto in qualche modo che il mondo in cui viviamo non è un posto così fantastico come vogliono farci credere. Magari mi sono trovato in situazioni di cui non avevo colpe e avevo capito subito che non ero l'unico a trovarsi in quelle situazioni, quindi ho capito subito che è un mondo ingiusto. Noi individui manchiamo in qualcosa, pecchiamo in qualcosa tutti i giorni ancora oggi. Quindi sì, cioè, sì, quando è stata l'ultima volta che ho pensato siamo ancora messi così? Oggi, cioè tutti i giorni lo penso. Sento che è una responsabilità quello che faccio, però la responsabilità è arrivata dopo. Nel senso, io l'ho sempre fatto, io ho sempre gridato, nessuno mi sentiva. Poi ad un certo punto ho iniziato a sentirmi gridare, però io ho sempre voluto gridare. Però la gente è arrivata a conoscermi quando non ci pensavo, quando chiedevo solo aiuto. Per anni non mi ha sentito e poi dopo un po' ha iniziato ad ascoltarmi. Io non sono un paladino di niente, io sono un paladino di me stesso, di quello che penso della vita e del mondo, e devo continuare a fare quello, devo continuare a fare le mie ricerche e devo continuare a esprimermi.